La sfida era portare un'opera contemporanea di fronte ad un pubblico avvezzo al melodramma tradizionale. Il risultato è un sipario aperto svariate volte per i fragorosi applausi, tributo ad artisti e team creativo. E Sweet Silence in Cremona ha debuttato ieri sera in prima mondiale al Ponchielli, nella coproduzione realizzata dal teatro insieme con il Center for Contemporary Opera di New York. Il libretto scritto da Mark Campbell e portato in scena dalla regista Cecilia Ligorio ha costruito una storia di fantasia prendendo spunto dal progetto Banca del Suono, che nel 2019 rese silenziose alcune vie del centro storico di Cremona per registrazione al Museo del Violino, con capolavori Stradivari e Amati. Ecco quindi un venditore di scarpe, una signora anziana e altri personaggi incastonati in un condominio che sullo sfondo presenta ricercate videoproiezioni. La partitura, composta da Roberto Scarcella Perino ed eseguita dall'Orchestra Monteverdi Festival, diretta dal maestro Giuseppe Bruno, è risultata piacevole fin dalle prime note, riuscendo ad emozionare in un crescendo culminato nell'aria del liutaio in dialogo musicale con il violino suonato da Lena Yokoyama. Dopo una tappa a Firenze, l'opera sarà rappresentata oltreoceano.